Radio Radio presenta Coming Soon Time, una finestra sul mondo del cinema. Buongiorno cari ascoltatori, se ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Radio, cari spettatori, se ci state anche guardando. Questa è Coming Soon Time, uno spazio che nasce dalla collaborazione fra Radio Radio e Coming Soon, una finestra sul mondo del cinema e sulle serie televisive. Cominciamo come sempre parlando di film che sono appena arrivati in sala. E cominciamo da Alice Darling. Si tratta di un thriller drammatico, protagonista è Anna Kendrick, che interpreta una ragazza che cerca di liberarsi del suo fidanzato un po' ingombrante. Il film affronta un tema molto, molto scomodo, anche molto duro, perché si parla di relazioni tossiche e soprattutto di violenza psicologica. E vi consiglio di andarlo a vedere, insomma, non ci sono delle scene particolarmente sconvolgenti, ma insomma, ecco, è piuttosto duro, piuttosto difficile da guardare. Ancora Creature di Dio. Qui il protagonista maschile è Paul Mescal, un attore che è stato candidato all'Oscar, se ben ricordate, l'Oscar come migliore attore protagonista per After Sun, e che ha vinto anche un BAFTA perché è uno dei protagonisti della serie Normal People. L'altra protagonista del film è Emily Watson, insomma un'attrice britannica che conoscete sicuramente, per esempio l'avete vista diversi anni fa nelle Onde del Destino. E poi parliamo di un film che tutti hanno aspettato con grande trepidazione, e poi non soltanto c'è stato il Covid, ma ci sono stati anche un pochino di problemi con la Disney, e il film è Guardiani della Galassia volume 3. Il regista è James Gunn. Come sapete, nel 2018 James Gunn era stato mandato via dalla Disney per dei tweet vecchi che erano stati ritirati fuori, che facevano un pochino di insomma umorismo così, ma non erano assolutamente niente di che. Ma sapete che con la storia del politicamente corretto gli americani sono un po' fissati. Comunque il film è arrivato nelle nostre sale, ecco, state, chi ci sta guardando sta vedendo delle immagini del film, delle fotografie, e ci sono per esempio tutti i vari protagonisti, c'è Chris Pratt, c'è Zoe Saldana e poi ci sono i doppiatori. Adesso noi vediamo e ascoltiamo un estratto e poi ci facciamo raccontare tantissime cose su questo 32esimo film della Marvel da Domenico Misciagna, ma intanto un estratto. Siete pronti per il gran finale? Sì! Voleremo via insieme nell'infinito e nel cielo meraviglioso. Chiunque fosse questa ragazza che amavi, sembra più lei. Lei? Cosa? Non essere ridicola. Non mettetemi in mezzo, non grazie. Non esiste. Vuoi farla finita? Non mi ero accorto che avessi gli occhi così scuri. Me li ha messi mio padre come arma di tortura. Beh, li ha scelti proprio bene. Allora, questo era un estratto di Guardiani della Galassia volume 3 e adesso ci colleghiamo con il nostro Domenico Misciagna, che vi dico subito che ha finito la sua recensione, in cui incensava a ragione, ci spiegherà perché, il film, dicendo porca miseria con una esclamazione, quindi vuol dire che il film gli è veramente piaciuto. Domenico, dove sei? Eccoti! Ciao, eccomi qua, ciao a tutti, ciao Carola. Sì, ho finito con porca miseria principalmente perché è un minimo spoiler, ma nei titoli di coda c'è la Badlands di Bruce Springsteen. Wow. Quindi ho finito, ho scritto solo per quello, niente spoiler di contenuti. Bene, comunque, benissimo. Comunque sì, ti faccio gli scherzi, ecco. Davvero, sì. Raccontami perché già valeva la pena aspettare. Sì, valeva la pena aspettare, perché vedi, questa fase 5 del Marvel Cinematic Universe, diciamola con franchezza, non è che fosse cominciata benissimo, perché Ant-Man 3 è stato particolarmente deludente, anche come incassi, tra l'altro. Quindi, diciamo, rischiava questo Guardiani della Galassia volume 3 di essere un po' dimenticato, oppure non considerato moltissimo se non dai fan. Sarebbe veramente un peccato se accadesse, perché questo è un film completamente diverso da Ant-Man 3, perché James Gunn si è veramente tolto una grandissima soddisfazione facendo questo film, perché si è divertito come un pazzo, ha contagiato chiaramente gli attori con questo divertimento, gli attori che, ricordiamolo,
lo avevano difeso quando ci fu quella cosa che tu hai citato della Disney, anzi in particolare Dave Bautista, cioè Drax, aveva detto che se avessero levato James Gunn lui non avrebbe fatto più Drax, cioè proprio arrivarono a questo punto di ricatto interno. Sì, quindi ci fu un'attenzione particolare e si capisce proprio guardando il film, perché James Gunn, guarda, si intuisce proprio in ogni momento di questo film, è stato uno dei pochi autori in grado di bilanciare il suo estro personale, i suoi gusti personali con le esigenze di una macchina gigantesca come quella di Marvel Studios e Marvel Cinematic Universe, che sai, le storie sono tutte collegate, quindi è difficile trovare una certa libertà. Lui l'ha trovata e in più devo dire, qui c'è anche un sapore particolare, come se fosse effettivamente un sipario, perché ricordiamo che James Gunn se ne va, leva le tende, perché lui ha accettato di dirigere i DC Studios, la concorrenza. Infatti esatto. Pensavo, Domenico, dico adesso Kevin Feige, ho scoperto che si dice, si starà mangiando le mani, sarà già arrivato ai gomiti. Se fossi lui lo farei, perché proprio la riuscita di questo film, che bilancia così bene sia i pathos sia il divertimento, se mi passi i termini, cazzeggione, in una maniera così ben, così corretta. Soprattutto lui, James Gunn, si vede proprio chiaramente da questo film che è uno che sa usare gli effetti visivi. Ecco, questo, cioè, ti volevo chiedere, infatti. Esatto, non devono semplicemente esserci in un film, come spesso accade, come purtroppo è accaduto in Ant-Man 3. Cioè, devono essere anche a servizio di una visione particolare, di una concezione dell'immagine, dell'inquadratura, eccetera, eccetera. Qui, anche quando il film si allarga di formato, quando ci sono le scene in IMAX, il film esce anche in IMAX, però si nota chiaramente che cambia il formato, anche se lo vedete in un cinema normale. E si capisce proprio che c'è una cura particolare dell'immagine che ti deve stupire insieme alle assurdità anche che accadono. In cui questo regista che si trova a gestire questa macchina che costa centinaia di milioni di dollari risente ancora delle sue origini nella Troma, no? Che James Gunn era uno che arriva da quell'epoca lì. Per cui qui ci sta, per esempio, un quartier generale, c'è un'astronave che è fatta di materia organica, cioè una cosa anche un po' schifosa, volendo, però goliardica sempre, cioè spiritosa, che funziona bene. E fino alla fine commuove, perché c'è questa costruzione che appunto è un sipario, quasi lui stesso fosse consapevole che ormai è finita con la Marvel, no? Per cui anche se... diciamo, non è un Avengers questo, non è che... Però per James Gunn è un po' come se lo fosse, un po' come anche per gli attori è un po' come se lo fosse, quindi hai questa sensazione di commozione finale, di addio, con un crescendo finale, non dico niente della trama perché il trailer è volutamente vago, poi vedrete che cos'è, ci sono molte cose in ballo, se siete affezionati ai personaggi sentirete il peso di queste cose. Domenico, volevo chiederti una cosa, siccome appunto tu parlavi di tutta una serie di regolette scritte e non scritte, appunto, della Marvel, poi il fatto che tutti i personaggi sono collegati, per cui bisogna essere coerenti con il film numero 1, 2, 5, 7, 29 e poi gli effetti visivi, eccetera. E c'è spazio in questo film anche un pochino per i personaggi, non dico per fare, come si dice poi in gergo, il film character driven, cioè portato avanti dai personaggi, però c'è un minimo di profondità, di cura della psicologia dei protagonisti? Tantissimo, cioè la cosa sorprendente di questo film è che riesce a fare entrambe le cose, perché ci sono delle follie assurde, c'è la goliardia tipica di questi film, le battute, il sarcasmo, eccetera, eccetera. Però proprio la costruzione dell'intera vicenda è basata su un trovarsi da parte di tutti i personaggi. Cioè, l'idea generale, senza spoilerare, è che sì, questi personaggi si sono trovati in questo gruppo tutti insieme, però forse non hanno finito la loro ricerca interiore, cioè il loro tragitto interiore non è ancora terminato. E ricordiamo che poi il protagonista, in particolare Chris Pratt, Star-Lord, per tutte le cose che sono successe nel Marvel Cinematic Universe, di fatto ha perso la sua Gamora, cioè Zoe Saldana, non è più la Gamora che conoscevamo, perché è quella di un universo alternativo. Quindi, diciamo, non tutti i personaggi sono in una situazione... Esatto, sì, un macello, lo so, sembra un'assurdità, però chi segue ha capito cosa intendo. E quindi tutti i personaggi si trovano in una situazione più precaria di quella che loro credono. E quindi questo film li mette spalle al muro a prendere delle decisioni e a capire se effettivamente rimanere nei Guardiani della Galassia è quello che effettivamente vogliono fare, sì o no.
come lo fa non, dico, non lo dico. Non diciamo niente. E prima, adesso poi ci vediamo insieme, e, insomma, un altro estratto. Ecco, volevo una cosa proprio piccola, piccola, piccola. E il meraviglioso procione o orsetto lavatore, come se la cava? Guarda, se la cava benissimo, molto bene, molto importante nella storia. Però non mi far dire di più, perché sennò sarebbe spoiler. Allora, però se tu vuoi qualcosa, vuoi sapere Rocket come se la cava benissimo in questo film. Carino, ok, perché sono una fan degli orsetti lavatori. Allora Domenico, io ti ringrazio tanto e quindi bisogna assolutamente andarlo a vedere questo Guardiani della Galassia volume 3 e torna presto a trovarci in questo riquadrino che sta alla mia destra, sinistra, adesso non lo so, c'ho un monitor davanti, mi si confondono i lati. Grazie mille Domenico, a presto. Ciao, ciao a tutti, ciao Carola, ciao. Ciao. E ancora Guardiani della Galassia volume 3, l'addio di James Gunn al Marvel Cinematic Universe. Voleremo via insieme. Un'ultima volta. Nell'infinito. In quel cielo meraviglioso. Noi siamo Groot! Uccidiamo chi si mette di mezzo. No, non si uccide nessuno. Qualcuno? No, nessuno. Uno solo, uno scemo a cui nessuno vuole bene. Che storia triste.